È quasi mezzanotte e sono abbastanza emozionato perché sono tanti anni, sono tanti tanti anni che non lo faccio e domani girerò veramente un full day of eating e training. Vi faccio vedere tutta la mia dieta attuale che sto seguendo in questo periodo e anche il mio nuovo allenamento in vista della gara di giugno. Prima di tutto ci tengo a dire che la mia dieta è studiata su di me dal mio nutrizionista, uguale il mio allenamento è studiato dal mio nutrizionista e trainer, ma anche da me. Quindi quello che vedete è soggetto personale. Non da imitare, ricordatevelo sempre, non va imitato, questa è la cosa principale da sapere. Noi intanto ci vediamo domani mattina perché iniziamo col full day of eating. Intanto è un ottimo momento per lasciare un bel like, perché se ne facciamo 10.000 vi porterò un day 2 di questo video in un altro giorno di allenamento per farvi vedere un pochino sia i miei day off, i miei day on, giorno di gambe, giorno di upper. Insomma, vi faccio vedere un pochino tutta la mia preparazione. Piccolissimo check mattutino delle 8. Attualmente il mio peso stando in bulk in questo periodo di massa è 87 kg. Ovviamente fase di massa necessaria per costruire la forza e la massa per la gara di powerlifting di giugno. Comunque si fa molto ridere, ci ho messo un sacco, veramente tanta tanta fatica a ritirare fuori un po' di addominali dopo un periodo di grasso stagnato qua sulla pancia, quindi è stato molto difficile. In 2 settimane e mezzo ho preso veramente tanto peso in questa zona. Tutto questo per l'obiettivo finale della gara di powerlifting, perché è quello l'obiettivo. Oggi è giorno on difficile perché ho stacco, panca e poi quadricipiti e un piccolo richiamo di bicipiti, perché nella mia programmazione insieme a Jacopo Santangelo, che è il nutrizionista nonché coach di powerlifting che mi segue, insieme abbiamo valutato un workout che andasse bene sia per il powerlifting, quindi lui mi segue molto la parte di powerlifting, io poi prendo la sua parte di complementari, quelli che sono utili al powerlifting, e li alleno a modo mio con le mie intensità, i cedimenti, quello che farebbe un bodybuilder. Io in questo momento sono veramente un puro powerbuilder, sto costruendo muscolo per sollevare di più e allo stesso tempo costruisco forza. E il focus principale della mia programmazione sono le gambe, perché le gambe sono sempre state un punto debole della mia genetica e soprattutto con le gambine che mi ritrovo faccio già dei bei pesi di squat e stacco. Se le faccio crescere c'è possibilità che io riesca a sbloccare i miei pesi e riuscire a tirare dei pesi belli alti alla gara di giugno. Passiamo all'integrazione del giorno on. Allora, capiamoci bene, per chi non è nel mondo della palestra è difficile anche semplicemente pensare all'integrazione, so che è molto complicato, però l'integrazione fa parte di quelle cose essenziali che tu faccia o che tu non faccia palestra. Faccio esempi banalissimi: al nostro organismo servono determinate vitamine e minerali, per esempio vitamina D3, che è quella del sole, avete presente l'estate, l'estate non si integra perché stare sempre perennemente sotto al sole, d'inverno che non c'è il sole la assumiamo come integratore, anche perché qui a Milano non c'è il sole da tipo settimane. Dopodiché abbiamo multivitaminico, una pasticca 3 volte al giorno, uguale vitamina C una al giorno. Sono tutte vitamine che servono all'organismo, non possiamo farne a meno. Omega 3 uguale 3 al giorno. Io uso le Pro Omega 3, queste qui semplicemente perché non ti lasciano il retrogusto di pesce morto in bocca. Omega 3 e multivitaminico, vitamina C sono essenziali per il nostro organismo. Da qui fino all'eternità è una cosa che ci farà sempre bene. Soprattutto perché non possiamo integrare tanto Omega 3 visto che dovremmo mangiare chili di pesce ogni giorno. Quindi così risolviamo. Stessa cosa ovviamente con frutta e verdura per le altre vitamine. Ovviamente nemmeno a dirvelo dove trovate tutta l'integrazione. Vi farò una lista completa qua sotto in descrizione del mio video. Il codice FOES45, sconto massimo. Colazione, cappuccino, One Piece. Cosa abbiamo qui? 200 grammi di yogurt greco, 80 grammi di mela, 50 grammi di cereali e circa 16 grammi di burro alle nocciole e cioccolato fondente. Da quando abbiamo Nami ci fa fare un sacco di passi, uscendo circa 10-11 volte al giorno, dato che è cucciola e dobbiamo insegnarle a non fare pipì e cacca a casa. Stiamo facendo un sacco di cardio HIIT, camminiamo veramente tanto di più da quanto non facessimo prima. Eccola, brava! Se mangia l'erba del giardino. Ma le conti le calorie dell'erba? Comunque oggi sono un po' teso dal workout perché è il workout più difficile della settimana. Quando c'è il leg day è sempre un po' così. Ora secondo me arriva la parte di integrazione più importante, quella che io personalmente consiglio a chiunque, che effettivamente ti dà uno sprint e ti aiuta le performance, la resistenza, la crescita muscolare durante il workout. Secondo me questa parte è la più importante, quindi se volete qualche dritta è il momento di ascoltare. E il bello che ci è appena arrivato poco fa il pacco di bulk nuovo. Avevamo finito tutti i burri,
Questo qua è il nostro bibitone. Qui è dove mettiamo il nostro Inta Workout, quello che beviamo durante l'allenamento. 2 litri e 2 che finiamo ogni volta. Vi faccio vedere cosa ci mettiamo. What? Questa è la vecchia scatola. Addio, adoro. Il burro di nocciole questo. Questo che l'abbiamo usato per un po' di tempo, lo riproveremo per questo periodo. Clear Whey All in One è semplicemente un insieme di vari prodotti di bulk. Invece di fare il mix di bibitoni, l'All in One fa esattamente questo. Dentro uno scoop da 50 grammi, che è il post workout, trovate 3 grammi di creatina monoidrata, quella buona di bulk, 3 grammi di glutamina, 8 grammi di BCAA e poi dentro trovate anche 29 grammi di proteine e 17 grammi di carbo senza zucchero. Quindi questo è un ottimo post workout per risparmiare, perché ci avete sia le proteine che un po' di carboidrati per ricaricare post workout e soprattutto un po' di creatine e BCA che non fanno assolutamente mai male dopo l'allenamento. E poi secondo te cosa ci sarà mai qua dentro? Eccoli! 1, 2 e come se non bastasse 3. Ho esagerato, vero? Sì. Comunque ricordatevi sempre codice sconto FOIS45. Di solito io non mi alleno di mattina, mi alleno il pomeriggio. E conta anche tanto sapere quando ci si allena, il timing, questa cosa la dico spesso. Ognuno di noi ha un momento della giornata in cui si è più abituati ad allenarci. Cioè io, se voi mi mettete in palestra alle 5:30-6, da sempre, da tutta la vita, sono più forte, più performante. È il momento della giornata in cui sono meno stressato perché ho finito di lavorare durante la giornata, non ho niente da fare, quindi non ho pensieri. Sto cercando di abituarmi nell'allenarmi in tutte le fasi della giornata. È importante questo, perché dobbiamo essere forti il pomeriggio, la mattina, la sera, notte, sempre. Questo è secondo me la cosa più importante della mia dieta, il mio intra workout, un gigantesco bibitone. Vi faccio vedere cosa ci mettiamo. Queste qua sono le ciclodestrine di bulk, 98 grammi di carboidrati a rapido rilascio, molto rapido rilascio, senza zuccheri, che vanno direttamente in circolo mentre ti alleni. Con queste riesci a durare nel workout molto più tempo, riesce ad avere più pump, riesce a essere più performante durante l'allenamento. A me mi aiuta tanto, soprattutto sui workout di gambe che sono lunghi, mi ricarico mentre vado avanti. In più, essendo carboidrati, è anche un motivo per cui va abbinata la creatina. Esatto, ci metteremo anche la creatina monoidrata CreaPure di bulk. Questa qui è buonissima, ragazzi. Mixberry, raga, devastante. Frutti di bosco. Durante il workout io metto semplicemente uno scoop di creatina, perché la creatina io la prenderò anche poi con un pasto glucidico. Divido la mia dose di creatina giornaliera, che sono tipo 8 grammi, la divido nell'intra workout e poi nel mio pasto con i carboidrati, con le gallettine. Questa qui è la mia dose di ciclodestrine. Quanti grammi sono? 30 grammi. E poi mettiamo gli essenziali, gli aminoacidi essenziali dentro, 10 grammi. E il nostro intra workout è quasi pronto, perché ci aggiungiamo un dolcificante. Olè, dolcificante. Pre-workout e si inizia. Qui è dove metto tutti i miei allenamenti, ve lo faccio vedere. Secondo me questa è una cosa essenziale per ogni atleta. Qui ci dovete mettere tutto quello che riguarda le sensazioni nel workout, il tempo che è finito. Qui sono svenuto, fa ridere scrivere sono svenuto qua. E poi ci metto anche la fatica su ogni serie che ho fatto. Questo è un ottimo modo per battere il te stesso della settimana prima. Per esempio ora io ho giorno 2 e dovrò battere il giorno 2 della scorsa settimana. Oggi nel giorno 2 ho stacco, panca, quadricipiti, ho bel squat, ho la pressa, ho la leg extension e dopo un esercizio di richiamo bicipiti. Oggi mi ammazzo. 8 overloading con l'elastico pesantissimo, dopodiché farne altre 4 serie. Sono 5 in totale. Bocca al lupo. Ce l'hai. Siamo alla terza serie. 7, bravo, ultima. Ok. Panca finita. Come vedete io segno tutto, se ho messo le mani un po' più larghe, se faccio più recupero. Questa qua con la chioccia è la mia fatica che ho fatto durante le serie. Tipo qui e qui mi sono posizionato male, infatti fatica 10. Vabbè, questa cosa è interessante per migliorare, secondo me il logbook è essenziale. Adesso parte che ho di più lo stacco. Deficit più 4 secondi di salita lenta. Io e Jacopo Sant'Angelo un po' l'odio. Per chi non l'avesse saputo, Jacopo, il campione italiano meno 59, andrà a fare i mondiali, è sia il mio nutrizionista appena laureato e anche il mio coach di powerlifting. Quattro serie così e poi inizia la fase bodybuilding.
Questa scheda, chi te l'ha fatta? Lui. Sono quasi 5 anni che non seguo più nessuno come coaching, ma essendo che uno si allenava male, secondo me, mangiava male e poco, e soprattutto, cazzo, sta in palestra da qua tutti i giorni, sta con noi gli stessi orari, ho detto senti, ti faccio la scheda, ti programmo io, ti aiuto in palestra, ti sprono, e lui è, diciamo, l'unico cliente di online coaching. Non è neanche online questo. Non è nemmeno online, è live coaching. Live coaching. Tu e Nami. Nami anabolica. Nami anabolica, esatto. Anche lei fa le spinte. Ora, allenamento di gambe. Iniziamo con un top set e un back off sulla bell squat. Bad squat secondo me è uno dei macchinari essenziali da fare nel giro di gambe, è un ottimo complementare per lo squat, non va a influenzare troppo sulla schiena ma aiuta veramente tanto sul quadricipite e sul gluteo, vi assicuro che questo è devastante. Ed ora ho messo massimo peso e devo cercare di chiudere più rep possibili con un minimo di 6 rep. Vai! Hai fatto il minimo, ora su! Bravo. Ora è più la settimana scorsa. Se non è a sfinimento, non lo vogliamo nemmeno. Un'altra serie così. Aiuto. 11. 11. Su, su, su. Se muori ti aiuto. 12. Vai, vai, vai. Non ti ho appena toccato neanche. Vai. Giù, 13. Su, 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 su. Dai. Dai, dai, dai. Spingi. A me ha fatto morire Berta che gli ha fatto dai e si è menato lui. Dai. Momento pressa, voglio schiattare. Quello che andremo a fare è raggiungere un top set di 8-10 ripetizioni, discesa lenta, controllata, e cerchiamo di spingere. Su, vai, 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 vai. Adesso devi dimostrare quanto più forte sei, quindi ancora. 11, dai, dai, ce l'hai. Non ti devo neanche aiutare per ora. 12, 12, spingi, 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 guarda. Oh, morto. Da oggi il canale è mio. 15, super. Bravo, dai. 16, 2, 3, 4, 5. Dai. 22, 23. Vai. Vai. 29. Avevo almeno altri 3 rep. Come direbbero Gibro? Almeno 3. Almeno 3. Cibo. Cibo. Gallette. 170 di pollo, 10 di olio, verdura a piacere. Questi qua saranno almeno 50. Dobbiamo recuperare 70 grammi di gallette nel pasto che facciamo più tardi. E ora sono morto. Questo è il mio full day of eating. E già abbiamo sbagliato tutto, ci siamo dimenticati le gallette. Buon appetito. Se non riesco a mettere la forchetta, fanno male talmente le gambe che poi la forchetta è pesa. I workout così pesanti di mattina, solo con la colazione tosta. Dovevo farmi prima uno spuntino e poi andare in palestra. Ho sbagliato semplicemente il timing in cui mi sono allenato. Ora spuntino. Ogni giorno io nella dieta con Jacopo siamo riusciti a mettere un biscotto proteico. E ho 100 grammi di gallette di Alex Theory gusto pizza, perché sono le ultime che sono rimaste. Veramente abbiamo finito tutto. Quanto è passato da quell'ordine gigante? Un mese e 3 giorni. Voi non avete idea di quante gallette abbiamo mangiato. E se posso dirlo, secondo me tutto il mio periodo di deficit calorico, la mia dieta, non sarei riuscito ad arrivare alla condizione senza le gallette. È un ottimo modo per essere sfiziosi anche in un periodo di definizione. Sì, anche perché sono veramente patatine, cioè è una svolta per la dieta. E aiutano anche in massa. Quando hai 400 grammi di carbo al giorno, tipo me ho quasi 400 grammi di carbo, aiutano parecchio a fine giornata a raggiungerli e non essere mai stufo di mangiarle. E ora il mio momento preferito, biscottino. 6 anni di biscotti e ancora non mi sono stufato. Incredibile questa cosa. Momento cenetta. Stasera per cena 200 grammi di hamburger di Chianina, giusto per cambiare ogni tanto dal pollo, c'è un po' di varietà. Gallette come sempre. Con queste oggi concludiamo la dose di carboidrati. Alla fine abbiamo fatto un paio di calcoli, mi mancavano ancora 70 grammi di pane più 130 di gallette, arriviamo a 200 grammi di carboidrati. Insalata con le carotine. Buon appetito. Intanto noi ci guardiamo One Piece. Comunque il momento della cena con la futura sposa, One Piece, è tutto troppo perfetto. Ore 10:40, momento pre-nanna. Diciamo che la sera un paio di morsi di galletta dolce insieme a un po' di whey me le prendo quasi sempre.
Facciamo che il mio nutrizionista Jacopo non sta guardando questa clip in questo momento, vero? Abbiamo fatto una crema di whey, cannella, cereali e latte. Raga, sono secondo me le più buone in assoluto. Emi ci fa questa cremina, 25 grammi di proteine. Noi le possiamo mettere sopra le gallette, le puoi mettere sopra le biscottate, tipo marmellata. Questo è l'ultimo pasto della giornata. Guardate che bella. Mamma mia. Ci venta a te, guarda. Oggi mangiato bene, allenato bene, alla grande. Ci vediamo domani mattina. Buongiorno ragazzi. Questo che avete visto è stato il mio primo full day of eating dopo tanto tempo con la mia nuova dieta, la mia nuova programmazione. Se volete altri video della programmazione, commentate con giorno 2. Un altro giorno di allenamento, un'altra programmazione, un'altra giornata di dieta. O magari potreste scrivere anche giorno di sgarro per farvi vedere il mio giorno di sgarro reale, quello dopo una settimana di dieta, quello che io ritengo il mio giorno di sgarro perfetto. Detto questo, trovate qualche link utile qua sotto in descrizione per bulk, gli sconti più alti possibile sul sito col codice FOIS45. Lo sconto viene applicato su più prodotti, viene applicato al massimo su ogni prodotto, quindi qualsiasi sia lo sconto del sito, con questo sconto ve lo applica ancora di più e soprattutto è il più performante che possiate utilizzare, non esiste uno sconto più alto. Trovate il link di bulk qua sotto in descrizione e anche altri link utili come le gallette di Alex Theory col codice FOIS, che vi danno due pacchetti di gallette alla paprika in omaggio, e anche Camizon. Ricordatevi che potete provare i prodotti e nel caso non vi stiano bene potete fare il reso e cambiare la taglia. Comunque scrivetemi su Instagram per qualsiasi consiglio sulla taglia. Noi ci vediamo nel prossimo video, spero vi sia piaciuto, e ora sono in palestra da solo perché tocca a spingere pure oggi. Dai!